Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Fratelli e sorelle, anche questa domenica la buona novella vi raggiunge dalla chiesa di Sant'Antonio in Lanciano, perché fra i vari affreschi che in questa chiesa sono conservati ce n'è uno che fa riferimento al fatto che Gesù viene da Nazareth e che è il figlio del carpentiere, il figlio di Maria. Egli, Gesù, si trovava a Cafarnao, dove aveva iniziato la sua predicazione, l'annuncio del regno di Dio, dove aveva cominciato a compiere i segni prodigiosi della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, della presenza di Dio in mezzo all'umanità. E questo aveva subito insospettito le autorità religiose del tempo, gli scribi, i farisei, i sacerdoti, gli anziani del popolo scendono da Gerusalemme fino a Cafarnao per controllarlo e giudicano Gesù come se fosse un indemoniato, come se dicesse quelle cose e compisse quelle opere nel nome di Beelzebul, il principe dei demoni. I suoi parenti, sentite queste cose a Nazareth, decidono di andarselo a riprendere, perché pensavano che fosse uscito fuori di testa, che fosse impazzito, temevano per la sua stessa vita e lo temevano a ragione, perché in effetti ci dice il Vangelo di Marco che gli scribi e i farisei, i sacerdoti e gli anziani del popolo avevano già deciso di uccidere Gesù. Quando questi parenti arrivano a Cafarnao, Gesù si trovava dentro una casa e stava annunciando il suo Vangelo. Quando gli dicono che erano arrivati i suoi parenti e che c'era anche sua madre, Gesù non esce loro incontro, ma guardando le persone intorno a lui dice: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Coloro che ascoltano la parola di Dio e la accolgono. I suoi parenti tornarono da soli a Nazareth. Gesù non volle seguirli. Passato qualche mese però, lui stesso decide di tornare a Nazareth e non ci va semplicemente per far compagnia qualche sera alla sua mamma e per salutare i suoi parenti, altrimenti non avrebbe portato con sé i suoi discepoli. Ci va proprio per presentare questa nuova famiglia che lui si stava costituendo, quella appunto dei suoi discepoli che si riunivano intorno a lui nel segno del Vangelo e della parola del Signore, a sua madre e a tutti i suoi parenti e a tutti i suoi compaesani. Probabilmente Gesù con i suoi discepoli, fra i quali certamente c'erano Pietro e Andrea, che immediatamente avevano lasciato le reti per seguirlo, Giacomo e Giovanni, che insieme alle reti avevano lasciato anche il loro padre Zebedeo
con i garzoni sulla barca, Matteo che aveva lasciato il banco delle imposte dove faceva il pubblicano, il nostro Tommaso e qualcun altro che già si era aggregato al gruppo chiamato da Gesù, Gesù con i suoi discepoli appunto arriva certamente prima del giorno di sabato, perché nel giorno di sabato non si poteva camminare e Cafarnao, 200 metri sotto il livello del mare, è distante un bel po' da Nazareth, 500 metri sopra il livello del mare. Questo dislivello di 700 metri con i circa 30 chilometri di distanza certamente sono stati coperti da Gesù e dagli apostoli in 2 giorni. E quando Gesù arriva, il Vangelo non ci dice che sono sorte delle discussioni, che si sono presentati dei problemi. Il nome che Gesù aveva a Nazareth era un nome buono. Le persone accolgono lui e accolgono i suoi amici, i suoi discepoli. Quando è che accadono i problemi? Quando è che si pone in essere la discussione che oggi abbiamo ascoltata nel Vangelo? Nel giorno di sabato. In giorno di sabato, infatti, Gesù, come faceva sempre, si reca nella sinagoga. Marco, al contrario di Luca, non ci dice qual è il brano che Gesù legge, però ci presenta con evidenza le reazioni del popolo all'annuncio che Gesù fa del suo Vangelo, alla novità del suo Vangelo rispetto alla religiosità tradizionale e popolare che aveva campo libero nella piccola cittadina di Nazareth. Anzi, al tempo di Gesù si dovrebbe dire nel piccolo paesino di Nazareth, perché non aveva più di 200 o al massimo 300 abitanti. I nomi dei parenti di Gesù, dei suoi cugini, sono tutti nomi molto tradizionali del popolo ebraico e questo sta a testimoniare che, come tutto il paese, anche la famiglia di Gesù era tradizionalista, per cui quando Gesù parla tutti si stupiscono, ci dice il Vangelo di Marco, ma non è uno stupore positivo, non è la meraviglia bella per le cose nuove, positive che Gesù stava dicendo. È come se restano feriti, scioccati da quello che Gesù dice, perché Gesù sta cambiando radicalmente i loro punti di riferimento, quelli che fino ad allora per essi erano stati i caposaldi della loro vita umana e della loro vita religiosa. Gesù mostra un nuovo volto di Dio, non il Dio legislatore e giudice severo, ma il Dio padre di tutti, che di tutti si preoccupa, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Gesù presenta la Torah al servizio dell'uomo, le 10 parole, i 10 comandamenti, con tutti i 613 precetti che ne erano conseguiti, ci dice Gesù, sono al servizio dell'uomo, non contro l'uomo. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, dice Gesù. E questo sconvolgeva i suoi ascoltatori e anche l'idea di elezione del popolo ebraico che Gesù aveva sconvolgeva i suoi compaesani. I suoi compaesani, infatti, come tutti gli ebrei, si esaltavano all'idea di essere il popolo eletto e vivevano questa elezione da parte di Dio, questa scelta da parte di Dio contro gli altri popoli. Ha scelto noi, voi siete i disprezzati, i rinnegati. Gesù dice: il Signore vi ha scelto perché voi possiate annunciare a tutti la benedizione del Signore, proprio come dice il libro di Genesi, quando Dio, parlando ad Abramo, gli annuncia che in lui, nel suo nome, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo
i nazaretani non lo comprendevano e perciò restano feriti e scioccati dall'annuncio di Gesù e cominciano a porsi delle domande, ma delle domande per non seguire Gesù, per non lasciarsi mettere in discussione nella loro vita di credenti. Fanno delle domande per schermarsi dietro ad esse e non mettersi in gioco. Da dove gli vengono queste cose? Che cos'è questa sapienza e i prodigi che egli compie? Non nominano nemmeno Gesù, lo considerano una persona, un tale. E chiedendo queste cose eludono il vero problema. La domanda che dovevano farsi era: ma le parole che Gesù annuncia, il Vangelo che egli ci sta presentando, è vero o non è vero? Aiuta l'uomo ad essere più uomo o rende più difficile l'essere uomo? La libertà che Gesù annuncia è buona per le persone o è negativa? Questo dovevano chiedersi, questo invece non si chiedono. Danno retta agli scribi e ai farisei che avevano detto loro che Gesù era indemoniato. Danno retta a quello che avevano ascoltato fin da bambini nella sinagoga e dicono: si è sempre fatto così, non ti vogliamo ascoltare. Questa cosa, del resto, accade anche oggi quando viene annunciato il Vangelo. Chiunque lo fa, da Papa Francesco all'ultimo catechista di campagna, quando si annuncia il Vangelo, la gente, come fecero gli ebrei nel momento in cui parlava Stefano prima che lo lapidassero, si tura le orecchie per non udire. Del resto noi lo diciamo, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gli abitanti di Nazareth non volevano sentire e a volte anche noi non vogliamo sentire. Di Gesù dicevano che era indemoniato, oggi si dice: ma come fai a fidarti della Chiesa? È attaccata ai soldi, vedi quante ricchezze ha. E poi i papi del Rinascimento, quanti scandali, l'Inquisizione, le crociate e oggi la violenza, l'abuso dei minori. Come si fa ad ascoltare quello che dice? Ma tutto questo lo si afferma proprio per non lasciarsi mettere in gioco dal Vangelo che la Chiesa annuncia. Non dobbiamo chiederci da che pulpito viene la predica, anche se ovviamente una predica fatta da un testimone, come sono stati i santi, è più efficace di una predica fatta da chi testimone non è. Ma noi dobbiamo analizzare il Vangelo, guardare al Vangelo, capire cosa può fare il Vangelo nella nostra vita, nella nostra società, nella nostra umanità. Senza Dio, lo abbiamo visto anche domenica scorsa, la società va come sta andando, la nostra società. Guerre a ripetizioni, competizione senza fine, i più forti che vincono sui più deboli e le ultime ruote del carro che sono sempre perdenti. Ci scandalizziamo quando avvengono certe situazioni, ma non andiamo mai a chiederci perché queste situazioni avvengono. Se nella società di oggi si accogliesse il Vangelo, accadrebbero prodigi. Se il Vangelo non si accoglie, come a Nazareth, nulla cambia. Allora lasciamoci mettere in gioco dal Vangelo che oggi abbiamo ascoltato. Non disprezziamo Gesù come fecero i suoi compaesani dicendo che era un carpentiere, mestiere non proprio esaltato al tempo di Gesù, perché una famiglia minimamente dignitosa e decente aveva terreni con i quali vivere. Chi faceva il carpentiere è perché era troppo povero per mantenersi con le sue terre e le sue proprietà. Le persone facevano i lavori che faceva il carpentiere nei periodi morti, durante l'inverno, quando non si andava in campagna. Non
banalizziamo la figura di Gesù mettendo in discussione anche la sua paternità umana. Non è lui il figlio di Maria. Sempre nel popolo degli ebrei, come in tutti i popoli antichi, i figli erano sempre in riferimento ai padri. Anche quando i padri erano morti, si metteva in evidenza la paternità, mai la maternità. Dicendo di Gesù è figlio di Maria, era come se i suoi compaesani volessero disconoscere la figura di Giuseppe e la presenza di Giuseppe nella vita di Maria, nella vita di Gesù. Oggi noi non dobbiamo banalizzare Gesù, oggi noi dobbiamo lasciarci interrogare dalle parole di Gesù, altrimenti nulla accadrà nel nostro cuore, nulla accadrà nella Chiesa, nulla accadrà nella società. Ma il rifiuto avuto a Nazaret, che forse ci interroga anche sul limite che ciascuno di noi dovrà affrontare, come vedremo anche nel Vangelo di domenica prossima, non scoraggia Gesù. Egli continua la sua missione, comincia ad andare negli altri villaggi intorno, continuando ad insegnare, a lasciare il segno con l'annuncio della novità del Vangelo, e chiederà anche ai suoi discepoli, allora, così come lo chiede a me e a voi oggi, di fare la stessa cosa, di andare ad annunciare, di andare a testimoniare il Vangelo che egli ci ha portato. È estate, vogliamo riposarci, vogliamo divertirci, ma nulla vieta che il Vangelo possa essere da noi annunciato e testimoniato nei luoghi in cui siamo. Buona estate a tutti.